Bentornati su Talking Page. Non esordisco con la mia solita verve perché questo è un video triste, come avrete intuito dal titolo. Sto infatti per parlarvi di persone che hanno commesso dei crimini efferati in nome di un libro, di un film o magari di una canzone che hanno ascoltato. In questo video voglio concentrarmi sui libri e parzialmente anche sui film. E comunque ho voluto fare questo video perché quando in rete leggo che sono stati commessi dei crimini perché queste persone dicono di essersi ispirati a un certo romanzo, mi viene una rabbia incredibile, perché una persona malata mentale, come sono tutte quelle che citerò durante il video, non può giustificare ciò che ha fatto in base a ciò che ha letto. È un'offesa prima di tutto alla vittima di quel crimine e in un secondo momento anche del libro e dello scrittore che lo ha scritto. Ci perdiamo tutti, ci perde la cultura, ci perde l'arte e ci perde l'umanità, perché molte vite umane sono state spezzate da persone criminali, da persone indegne di camminare su questa terra e da persone che, pur di, come detto prima, giustificare ciò che hanno fatto, hanno tirato in ballo libri, film o musica. Quando avvengono dei fatti sanguinosi, si tirano in ballo magari i generi musicali ascoltati da chi ha commesso quei crimini. Mi viene in mente adesso il massacro della Columbine, dove è stato detto che i due ragazzi ascoltavano Marilyn Manson. Ora, io stesso ho ascoltato Marilyn Manson, non è il mio gruppo preferito, non è il mio cantante preferito, ma sono solita ascoltare rock fino ad arrivare anche all'heavy metal, bello pesante. Questo non fa di me una criminale, questo non fa di me una serial killer, questo non fa di me una persona che ha voglia di far del male ad un altro essere umano con la scusa del tipo di musica che ascolta. Ma non ha fatto di me una serial killer nemmeno il leggere tanti libri sui serial killer, tanti libri pieni di scene di violenza, e non ha fatto di me una serial killer il guardare film altrettanto violenti o ricchi di spunti per far del male ad altra gente. Vorrei solo che queste persone che hanno commesso questi crimini, o persone che comunque in questo momento hanno una mezza idea di andare fuori e spezzare una vita umana così perché gli gira, vorrei tanto dire a queste persone di non tirare in ballo ciò che leggono, ciò che vedono o ciò che ascoltano. Perché la responsabilità di ciò che fanno, di ciò che hanno fatto le persone di cui parlerò in questo video, ricade interamente su di loro. Non ricade sugli artisti musicisti, non ricade sugli artisti scrittori, non ricade sugli artisti attori, registi, sceneggiatori. La colpa ricade sempre su chi commette quella datazione. Detto questo, vi lascio alla carrellata di orrori che ho preparato per voi. Vi avverto che non ci sono scene cruente, non ho voluto inserire ovviamente foto offensive per voi o per le vittime o per le famiglie delle vittime, ma parlerò comunque di cose brutte che potrebbero urtare la sensibilità di alcune persone. Quindi questo è il mio avvertimento. Se non vi interessa questo tipo di video, vi invito quindi a magari a guardarne altri più leggeri che ho fatto nella mia galleria di video sul mio canale. Per chi invece non avesse mai sentito parlare di crimini collegati o comunque agganciati in qualche modo a dei libri o dei film, questo è il video che fa per voi. Ovviamente si parla di vittime, di omicidi e di atti poco piacevoli, quindi siete avvisati. Detto questo, vi lascio e ci vediamo alla fine. Allora, partiamo da Ossessione, che è stato scritto da un giovanissimo Stephen King, credo avesse 18-19 anni, con lo pseudonimo di Richard Bachman. Questo libro ha ispirato così tanti teenager a emulare il personaggio del libro, che per chi non l'avesse letto vi dico solo così, senza spoilerare, che si tratta di, parla di un adolescente che va a scuola armato e tiene in ostaggio la propria classe con un fucile. Altro non aggiungo. Quindi, dicevo, il libro ha ispirato così tante persone, nella fattispecie ragazzini, proprio ragazzini di 14 anni, che lo stesso Stephen King, una volta venuto a conoscenza di questi fatti di cronaca nera, abbastanza sconvolto, ha chiesto alla casa editrice di non pubblicare più il libro. Circa quattro adolescenti hanno tratto ispirazione da questo libro. Nella fattispecie adesso vorrei parlare di Barry
Lucaitis, Lucaitis, non so come si legge, di 14 anni, solo 14 anni, nel 1996 è andato a scuola nella Frontier Middle School di Moses Lake, nello stato di Washington, tutto bello armato, pieno di pistole e fucili, e è entrato in classe e ha aperto bellamente il fuoco, uccidendo il suo insegnante di algebra e due compagni di scuola. Quindi nel totale ben tre vite umane. Così, spazzate via dalla follia di un quattordicenne, ecco. Quello che mi fa arrabbiare è che in America anche un quattordicenne possa arrivare ad avere delle armi. Poi nel prosieguo della vicenda, questo ragazzino si è divertito per un po' a tenere tutta la classe in ostaggio, proprio come accade nel romanzo. Il vero eroe poi di questa tragedia è un altro insegnante della scuola che una volta ha saputo cosa stava succedendo in questa classe. Ha parlato con questo ragazzino e si è offerto come ostaggio per permettere al criminale di uscire dalla scuola, perché questo ragazzino voleva lasciare la scuola così sano e salvo, accompagnato da facendosi scudo con un'altra persona, e questo insegnante si è offerto di fare da scudo umano. Poi, alla fine, lo ha atterrato e tenuto fermo finché la polizia non lo ha arrestato. Poi parliamo anche di Michael Carniel. Carniel, non so come si legge, sempre di 14 anni, che nel 1997 è andato a scuola anche lui, nella Heath High School nel Kentucky, e ha aperto il fuoco su un gruppo di studenti in preghiera, quindi ne ha uccisi tre e feriti altri cinque. Guardare la copertina di questo libro mi fa un po' impressione, perché io ho la stessa identica copia, con la stessa copertina, la stessa edizione. Salvo che io quando l'ho letto ho pensato solo che fosse scritto molto bene, dopo tutto era del mio beniamino Stephen King, sapete che io sono una fan di Stephen King, quindi l'ho letto volentieri. È scritto bene, diciamo, è un libro così giovanile, è scritto da uno scrittore molto giovane, però ho pensato che lo scambio di battute così fulmineo tra lo studente e psicopatico e l'insegnante fosse brillante, a tratti micidiale, molto, molto significativo e profondo. È un thriller, possiamo dire, no? Perché c'è sempre, tiene sempre alta l'attenzione comunque del lettore, perché vuoi capire dove va, come va a finire la vicenda. Quindi è un thriller, è un bellissimo thriller. Il giovane Holden di Salinger. Questo libro io l'ho letto, quindi posso dire che l'ho letto. È un libro tragicomico, perché a tratti fa molto ridere, ci sono molte scene che fanno ridere, e a tratti è tragico perché il personaggio è alla continua ricerca di se stesso, osserva il mondo circostante, fa delle sue riflessioni, eccetera. È un bellissimo libro. Però è anche un libro che ha ispirato Mark David Chapman, a uccidere John Lennon, se avete capito bene. Forse il 99% di voi lo saprà, ma è questo. Questi sono i fatti. Questo Mark David Chapman possedeva molte copie di questo libro, a suo dire ne ha acquistate parecchie. Nella stanza dell'hotel dove alloggiava il giorno in cui ha deciso di porre fine alla vita di John Lennon, ha addirittura lasciato una sorta di altare e testamento, un tavolino in pratica sul quale cappeggiava su tutte le cose, su fotografie, varie cose. Adesso non ricordo, ho visto la foto in rete, ma non ricordo cosa c'era su questo tavolino. Ma su tutto cappeggiava la copia di questo libro. E che per me, oltre a essere oltraggioso il fatto che quest'uomo abbia così posto termine a una vita umana, a un grande artista, oltretutto abbia anche messo una copia di questo libro, come a dire è colpa di questo libro se io ho fatto così, insomma. Non contento di questo, un'altra copia se l'era portata dietro in tasca prima di commettere il crimine, e dopo il delitto, cito parole sue tratte da un'intervista, ha aperto il libro e si è messo a leggere mentre aspettava la polizia, bello comodo seduto. Insomma, aveva appena ucciso un uomo, oltre che un grande artista, come ho detto prima, e leggeva questo libro. Un altro signore che ha tratto spunto da questo libro, ma non solo, è John Hinckley Jr. Questo signore ha tentato di assassinare il presidente Ronald Reagan dopo aver letto il giovane Holden. Per fortuna non è riuscito ad ammazzarlo, ad ucciderlo, l'ha solo ferito. Quest'uomo si dice fosse anche ossessionato dal film Taxi Driver e dall'attrice Jodie Foster, molti di voi conosceranno questa storia.
Dopo molti tentativi per cercare di attirare l'attenzione dell'attrice di Jodie Foster, quest'uomo avrebbe deciso di fare proprio come fa il protagonista di Taxi Driver, ovvero tentare di uccidere il presidente. Lui lo voleva uccidere, ma non ci è riuscito, quindi è stato solo un tentativo, per fortuna. Io, come detto prima, lo trovo un romanzo semplicemente straordinario e credo possa regalare grandi emozioni positive a chi lo legge. Io non capirò mai come possa far venire voglia di ammazzare qualcuno. Arancia Meccanica di Anthony Burgess o Burgess. Il film ovviamente è bello potente, pesante, non è per persone particolarmente sensibili, proprio perché contiene scene altamente violente, ma resta comunque un film, un'opera d'arte da apprezzare secondo il suo genere. Ecco, è un genere un po' surreale da una parte e incredibilmente realistico e cruento dall'altra. Ecco, io queste persone che hanno letto il libro o hanno visto il film e hanno deciso che si potevano interpretare entrambi come una specie di manuale, di istruzioni per fare del male ad altre persone, non le capisco. Nella fattispecie, quando uscì il film, ci fu un'ondata di brutale violenza che si abbatté sui senza tetto. Ecco, invece altre persone non si sono sfogate sui senza tetto, ma ho letto in rete che comunque altre persone hanno usato violenza o assalito brutalmente colleghi o amici. La regina dei dannati di Anne Rice. Di questa autrice io ho letto il bellissimo, stupendo, indimenticabile Intervista col vampiro, mi è rimasto nel cuore. Comunque, tornando sul pezzo, la regina dei dannati ha ispirato un signore, un piccolo uomo, uno psicopatico, dai, diciamo le cose come stanno, un certo Alan Menzies, uno scozzese che nel 2002 ha ucciso un suo amico perché spinto, a suo dire, dagli ordini dati dalla protagonista del film, questa regina dei dannati. Ho dimenticato di dirvi che da questo libro è stato tratto un film e questo psicopatico ha detto di essere stato ispirato, spinto dalla protagonista, questa regina dei dannati, la regina Akasha, a commettere questo crimine. In cambio di questo crimine, questa regina l'avrebbe trasformato in vampiro, in un immortale. La seconda guerra civile americana di Andrew MacDonald, ovviamente un libro, come potrà far intuire il titolo, su che parla di razzismo e politica, in toni spesso molto forti. Questo libro ha ispirato uno psicopatico, un certo Timothy McVeigh, nel 1995, che è diventato famoso per il famigerato attentato a Oklahoma City, dove ben 168 persone, di cui 19 bambini, sono morti. Sono state ferite altre 680 persone, questi sono i dati che si possono raccogliere in internet. E una copia di questo libro è stata trovata nell'auto di questo signore, tra virgolette, perché signore non lo si può chiamare, neanche uomo si può chiamare una persona così. L'attentato ovviamente è l'attentato dinamitardo, è stato portato a termine purtroppo, e questo signore dice che è stato ispirato dalla lettura di questo libro. Bene, questo mi ha lasciato veramente senza parole. L'agente segreto di Joseph Conrad. Questo l'ho letto e, facendovi un sunto molto veloce, è stato pubblicato nel 1907, quindi parecchio tempo fa. È un bel romanzo, è un giallo, un thriller, un po' di avventura, un po' una storia d'amore. Insomma, ci sono tutti gli elementi molto ben amalgamati. Mi era piaciuto quella volta che l'avevo letto. Per farvela breve, nel dipanarsi della trama, appare. Viene usata una bomba artigianale. Altro non vi dico perché sennò vi rovino la lettura del libro. Ovviamente lo scrittore si era ispirato a un fatto realmente accaduto nel 1894, c'è un'esplosione di una bomba artigianale in Greenwich Park per mano di un anarchico. Ecco quindi che abbiamo come protagonista principale, oltre all'agente segreto, anche questa bomba artigianale. E adesso capirete perché
Il famoso Una Bomber americano, Theodore Kaczynski, si è ispirato a questo libro. A suo dire, ha ammesso lui stesso di aver letto il libro almeno una dozzina di volte nel corso degli anni, quando ancora nessuno sapeva che lui era il colpevole dei crimini che poi ha commesso. Nel corso degli anni ha sempre detto di amare questo libro, di identificarsi con il personaggio principale, questo agente segreto, eccetera. Questo signore, questo Una Bomber americano, non è l'Una Bomber italiano, attenzione, è americano. Ha confezionato ben 16 ordigni esplosivi, pacchi bomba da lui confezionati, da lui creati, e spedendoli in giro per l'America a vari obiettivi da lui decisi secondo questa sua mente malata per attirare l'attenzione di determinate persone del governo, eccetera. Dopo il suo arresto, si è addirittura scoperto che, girando così per gli Stati Uniti, si era registrato nei vari hotel dove aveva soggiornato, firmandosi con dei nomi che praticamente erano variazioni o anagrammi del nome di Joseph Conrad. Quindi aveva una vera e propria ossessione per questo libro, per questo scrittore. Se non sapete chi era l'Una Bomber americano, Theodore Kaczynski, ma penso che molti di voi sapranno chi è. Su Netflix è stata fatta una miniserie che spiega per filo e per segno il personaggio e se volete capire bene il personaggio e la sua psiche, ecco, vi guardate la serie Netflix, poi magari leggetevi anche L'agente segreto di Joseph Conrad, che io ci tengo a sottolinearlo, è un bellissimo romanzo giallo, thriller, anche con qualche elemento, vi dico, romantico, perché c'è anche una storia d'amore. È un bellissimo romanzo da leggere così com'è. Purtroppo, quando un certo tipo di letteratura si incontra menti malate, è una miscela esplosiva che può far succedere bruttissime cose, e questo è un caso eclatante. American Psycho di Bret Easton Ellis. Questo libro potrei metterlo sulla bilancia con Arancia Meccanica, e la bilancia starebbe perfettamente in equilibrio perché si tratta di due romanzi, anche se io ho visto solo Arancia Meccanica, non ho letto il libro, ma immagino che sia tosto come è American Psycho. American Psycho io l'ho letto ed è tosto per una come me che non si scandalizza quando legge certe cose, non si fa impressionare tanto facilmente. Ecco, American Psycho in alcune scene mi ha strappato una smorfia e addirittura mi ha quasi costretto a voltare lo sguardo altrove perché non ero sicura di voler proseguire la lettura. Per dirvi quanto è tosto, almeno personalmente, l'ho trovato un libro tosto. È anche un libro che parla in modo profondo della solitudine, quel genere di solitudine che si può provare però in mezzo alla gente, quando si è circondati dalla gente, quindi il peggior tipo di solitudine. È quello che prova il protagonista di questo libro, Patrick Bateman. Da questo libro è stato tratto un film. Questo film, purtroppo, quando i libri non riescono a raggiungere le menti malate, ci pensano i film. Non incolpo i film, assolutamente. Solo che l'argomento cruento diventa più fruibile quando è trasformato in un film, perciò raggiunge molte più persone. E tra queste persone, purtroppo, ci sono persone che hanno forti problemi. A dir poco. Quindi questo film ha ispirato un certo Michael Hernandez di soli 14 anni che nel 2004 ha accoltellato a morte, cioè gli ha rifilato ben 40 coltellate, signori e signore, un ragazzino di 14 anni che rifila 40 coltellate a un suo compagno nei bagni della scuola, poi finendo il tutto tagliando la gola al ragazzo. Sono frasi che sembrano veramente tratte da una trama sbrigativa di un libro, di un film, e sono fatti realmente accaduti. Veramente c'è da mettersi le mani nei capelli e da essere spaventati da quello che può circolare nella testa di alcuni ragazzini che sono cresciuti male. Non so per quale motivo, magari sono nati così, non so se per colpa della famiglia, e non mi viene mai da incolpare la famiglia perché alcune persone crescono in famiglie disfunzionali al 100% eppure ne escono come persone bellissime, profonde, piene d'amore per il prossimo. Alcuni individui non riescono a
uscire da situazioni del genere e decidono di sfogare la propria rabbia, le umiliazioni subite, le violenze subite su altre persone. Non è assolutamente giustificabile, ma sto solo facendo un paragone tra persone che riescono a crescere bene e persone che non riescono a crescere bene, seppur entrambe venute al mondo in famiglie malate e disfunzionali. Dalle deposizioni di questo 14enne, e qui veramente non so cosa pensare, salta fuori che il suo desiderio di sempre era diventare serial killer e di voler emulare Patrick Bateman, cioè il protagonista del libro. Ora che io, un ragazzino di 14 anni, venga lì davanti a un tribunale a dire che da sempre vuol diventare un serial killer, mi lascia senza parole. Quindi io chi qui chiudo questa descrizione di questo libro. Come detto, attenzione a chi è particolarmente sensibile, se volete leggerlo, sappiate che è un testo duro, particolarmente violento, però insomma è un libro da leggere con quest'ottica, con l'ottica insomma che si tratta di una persona, Patrick Bateman è una persona molto sola, il protagonista, e molto malata, infatti decide nel tempo libero di ammazzare persone. E finiamo questa Galleria degli Orrori con il collezionista. Dico galleria per gli orrori solo per i crimini commessi da queste persone, non per i libri che restano comunque ottimi romanzi, restano comunque opere d'arte. Proseguiamo con la descrizione di questo romanzo che narra di un uomo che rapisce una ragazza, ma di più non vi dico, mi fermo subito qui perché va letto, io l'ho letto. C'è un buono studio della psicologia di questi personaggi, dei due personaggi. Anche da questo libro è stato tratto un film e comunque il succo del tutto è che Christopher Wilder, ispirandosi al libro, negli anni 80 ha rapito ben 8 donne, le ha violentate e le ha uccise. Trovarono una copia, la polizia trovò una copia del libro, il collezionista, in casa di quest'uomo. Ma non solo Christopher Wilder si è ispirato a questo libro, anche Robert Berdella, sempre negli anni 80, ha rapito e ucciso 6 uomini, talvolta torturandoli per settimane intere fino alla morte. Un'altra serie di personaggi, questa volta una coppia, Leonard Lake e Charles Ng, hanno rapito, torturato e ucciso. Il range va da 11 a 25 persone, la polizia non è mai stata sicura di questo, tenendole prigioniere comunque in una casa isolata ai piedi della Sierra Nevada. Costruirono anche una specie di struttura vicino alla casa che doveva servire da cella di isolamento, da carcere, da prigione per queste persone rapite. Qui concludo questa, come detto prima, carrellata degli orrori di persone malate, psicopatici. Chiudo, sperando di non avervi comunque impressionato troppo. Concludo dicendo che andate a leggervi questi libri, leggetevi, ridate dignità a questi testi e fateli tornare opere d'arte quali sono, anche per rispetto per lo scrittore stesso. Eccomi di nuovo con voi. Spero che questo video non vi abbia turbato o non vi abbia comunque lasciato qualcosa di negativo, ma vi abbia fatto riflettere sul tipo di persone che ci sono a questo mondo, che non solo commettono questi atti orribili, veramente esecrabili, ma hanno anche il coraggio di dare la colpa a degli oggetti, perché i libri alla fine sono degli oggetti, è vero che contengono storie, contengono concetti, pensieri, però il fatto che diano la colpa a queste cose, ecco, a me urta parecchio. Io comunque, come ultimo messaggio, volevo dire che sono contro ogni tipo di violenza perpetrata ai danni di qualunque essere umano e qualunque animale, e comunque sono contro tutti gli atti di violenza in generale, anche quella perpetrata su cose, atti vandalici e cose del genere. Quindi no alla violenza in qualsiasi sua forma. Alla prossima!